L'ultima immagine di George Clooney è quella al Royal Wedding di Harry e Meghan. C'era anche il divo, a dir poco impeccabile in grigio chiaro, all'evento dell'anno. Al suo fianco, una strepitosa Amalia Lamudine in giallo senape. Che coppia! Se non ci fossero stati David e Victoria Beckham, la coppia più chiacchierata del matrimonio, lui con il suo fascino intramontabile, e lei con il suo muso, la scena sarebbe stata tutta dei coniugi Clooney, parlando di stare invitate alle nozze. Ha fatto comunque parlare di sé, George, perché avrebbe raccontato a qualcuno dettagli sul party, che sarebbero dovuti rimanere top secret. Ecco perché agli ospiti era stato chiesto di consegnare i telefonini, e di mantenere il più stretto riservo. Dettagli confidenziali subito spifferati ai giornali. E così, per colpa dell'attore, si è scoperto che la festa alla Frogmore House di fine della giornata offerta dal principe Carlo, è stata caratterizzata da balli e gare di beer pong, tutte vinte dalla tennista Serena Williams. E, ancora, che Harry è davvero innamorato. Tanto da correre dalla mamma di Meghan, Doria Ragland, per decantare quanto fosse meravigliosa la donna che ha sposato. Continua dopo la foto, mamma Doria, inoltre, ha anche risposto alle domande degli altri invitati se si fosse fermata a Londra e raccontato di avere degli impegni di lavoro, e di dover prendersi cura dei propri cani. In ogni caso, il commento di Clooney sugli sposi è stato questo. Sono davvero innamorati, e invece ovunque vada a tanti celebrity wedding si capisce che l'amore vero è marginale. Il matrimonio risale a una decina di giorni fa e adesso il divo di Hollywood è stato pizzicato in tutt'altra veste. I paparazzi l'hanno beccato in Sardegna mentre compra pecorino da un ambulante lungo la strada durante la sua permanenza nella zona di Olbia Costa Smeralda. Bella differenza, con il Clooney del matrimonio reale, vero? Continua dopo le foto, le immagini sono state pubblicate dal Daily Mail e hanno fatto subito il giro del mondo. Non capita mica tutti i giorni di vedere l'attore così, tanto che qualcuno ha sollevato qualche dubbio. Ma è proprio lui, il marito di Amal. Il tabloid non ha il minimo dubbio. È proprio Clooney che si trova in Sardegna, zona di Olbia, per girare un film Comma 22, quello che è stato fotografato mentre acquista del formaggio tipico da un anziano venditore su una strada, che stava percorrendo a bordo di uno scooter.